il giorno professore, vuole fare. Non se ne può più, non se ne può più. Però. Mi dia una mano. Cosa sta succedendo? No, una mano diciamo metaforica. Cosa sta succedendo? Il fascismo è morto e sepolto, le tensioni sul fascismo ci sono ancora. È inutile negarlo, ci sono ancora. Beh, quelle ci saranno sempre perché anzitutto sono stati citati gli anni 70, no? A me sembra che ci siano sia delle similitudini che delle differenze. Le similitudini stanno nel fatto che il quadro politico effettivamente sta andando nella stessa direzione degli anni 70. Cioè? All'epoca c'erano le grandi intese, non si chiamavano così, si chiamava compromesso storico, e quando il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana si sono uniti al centro, e poi ovvio che lasciano scoperte le estreme, no? Le parti estreme. E ad oggi, da qualche anno, ormai che da noi ci sono le grandi intese, anche se non si chiamano mascherate. Così, perché Renzi ha fatto il governo con Berlusconi e ha fatto una parte delle riforme, no? Insieme a lui. E adesso si sta dicendo tutti i giorni con un martellamento sui media. E tra l'altro quando si guardano appunto la distribuzione dei consensi, c'è questa solita curva campana, no? Molto stretta al centro, e poi ci sono le ali. Le ali sono piccole per fortuna, no? Cioè si sono da una parte e dall'altra. No? La differenza però mi sembra è che mentre negli anni 70 sia la destra estrema, no? Che la sinistra estrema, cioè il terrorismo di destra e il terrorismo di sinistra, avevano, per quanto potesse essere demenziale, no? e illusorio, dei progetti politici, no? Qua invece mi sembra che sia effettivamente più una questione di ordine pubblico, cioè sono scalmanati da una parte e dall'altra, no? Che vanno appunto, no, a farsi giustizia da soli come nel Far West. Quindi è una cosa abbastanza diversa. Cosa cioè, non convince di questo ragionamento algebrico di Odifreddi a Giordano? No, ma io mi chiedo, ma c'è qualcuno che realisticamente oggi pensa davvero a un rischio di ritorno al fascismo? Cioè io penso che ci siano molti pericoli per la democrazia, sinceramente. La democrazia è in pericolo per una legge elettorale, messa in pericolo da una legge elettorale che non è assolutamente democratica. La democrazia è messa in pericolo da un'Europa che non è assolutamente democratica e che non ci faccia dei cittadini. Non penso che la democrazia oggi, sinceramente, sia a rischio per il fascismo. E credo che gli allarmi fascisti siano stati creati proprio per coprire quelli che sono gli altri problemi. Ed è per quello che. Però facendo così si sono creati poi, su questa ragione di Fred, dei pericoli di ordine pubblico, su cui però si innesta ancora un'ideologia pericolosa, perché io oggi ho sentito dire che le aggressioni, che l'antifascismo è antifascismo, è sempre cultura di pace, che dietro l'antifascismo c'è solo la pace, che le aggressioni di Palermo sono delle aggressioni fasciste, cioè l'aggressione di Palermo è un'aggressione fascista, che quello di Forza Nuova in fondo se l'è cercata, e sono terminologie che secondo me vanno ancora di più ad incrementare quel problema di ordine pubblico.